Allora, ho appena finito di fare le polpette, le ho tutte sporzionate. Questa è per stasera, la porto dai miei suoceri. Dentro ci sono una ventina di polpette. Qui ho fatto due ciotoline per Federico, con due polpettine più piccoline. E qui una porzione da tenere qui per noi, con una decina di polpette, quando siamo solo io, Fabrizio e Alice. La ricetta ovviamente è la solita, quindi mollica, condita, sale, pepe, paprika, un uovo, salsiccia macinato e poi vabbè, una passata e un barattolino di ciliegini. Per pranzo ho riscaldato la pasta alla Nerano, tra mille virgolette, sono vabbè zucchine romanesche fritte praticamente nell'olio, una pasta molto grassa. E poi l'ho messa a riscaldare con della provola perché appunto era avanzata da ieri a pranzo, ne avevo fatta troppa e quindi la mangerò anche oggi. Bacia mamma. Buongiorno! Allora, oggi siamo venute qui a Laurentina perché stiamo per andare a fare il tatuaggio alle sopracciglia. Come si chiama? Pixel? Pixel. Quindi andiamo a fare da modelle, io e lei, a una nostra amica che sta facendo il corso e ci farà quindi le sopracciglia. Ovviamente vi portiamo con noi. Allora, dopo questa traversata abbiamo preso praticamente la metro a Laurentina, l'abbiamo cambiata a Termini e siamo scesi a Sì. Battistini. Ho fatto colazione al volo, comunque Volante le proprio. metro l'inferno la mattina. Piene, piene, Madonna, la ragazza si è ci anche stavano sentita pure. male. Ah, ci stavano anche, Ci non si, stavano no, pure. non si No, non si dice, dice. Non si dice, vabbè, no. abbiamo capito. C'erano due ragazze, sono state appellate, insomma, hanno detto stai attenti a queste due Quello solo ho messo ragazze. le borse un po' più al Sì, sicuro. una ragazza è sentita male, svenuta e cosa per terra, vabbè, Stava pure a cose. dare stomaco, voglio morire. Madonna. E adesso Miscarita. niente, comincia lei così vediamo Comincio quanto fa io. male. Se Ammazza poi che una stronza. soffre troppo, Faccio io da Gaia. scappo. Esatto. E vabbè. E Ciao. questa è la crema anestetizzante. Pazza, regolo. Ritorno a giro. Va bene, vedi la sto Allora, rieccoci, sono appena rientrata a casa, in realtà da pochissimo, il tempo di cenare, di metterci in pigiama. Volevo farvi vedere il risultato. Ovviamente adesso è molto scuro perché sono appena fatte, ci vorrà una settimana più o meno per farle guarire. Ci hanno detto di non bagnarle e non mettere crema fino a domani, poi per un 4-5 giorni applicare 3 volte al giorno una crema per tatuaggi e dopo il terzo giorno cominciare anche a poter bagnare e tamponare poi la carta, un po' come si fa con il tatuaggio in sostanza. Questo è il risultato. Magari adesso faccio una ripresa al contrario. A me piacciono molto, ovviamente adesso sono molto scure, però con il tempo andranno poi a sfumarsi ancora di più e a schiarirsi. La tecnica è quella pixel, quindi puntinata, quindi un effetto molto sfumato in realtà. E va fatto il ritocco all'incirca dopo un mesetto, quindi vediamo, per darsi anche che non ci sarà bisogno, che magari andremo a scurire soltanto la parte finale. Però diciamo che così facendo io posso non dover più truccare le sopracciglia, quindi sono già pronte, sistemate e perfette. In tutto ciò siamo, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo, ovviamente. Siamo un attimino qui sul tappetone mentre Fabrizio mette a letto Alice. E noi siamo un pochino qui. È vero che oggi questo bimbo è stato tutto il giorno con i nonni, è stato molto molto bravo. Qui fa veramente caldissimo, fa molto molto caldo, cioè è un tempo in realtà molto afoso e nuvoloso, quindi siamo tutti mezzi nudi, insomma, con il pigiamino a casa. Io ho comprato anche qualcosa su Prime, da Primark, perché siamo passati al volo con le ragazze e loro dovevano comprare qualcosa, quindi vabbè, sai, girando girando si compra sempre qualcosa. Ho comprato due o tre cosine che magari adesso appena metto i bambini a letto vi faccio vedere.
Allora, vi faccio vedere al volo le cose che ho comprato da Primark. Vabbè, un pacco di calzini, 5 paia, 3 euro. Poi questo... Allora, abbiamo comprato due cose uguali, io e la mia amica Jessica. Questo, che è un... non so nemmeno come chiamarlo. Ecco, un charm per il telefonino a 3 euro. Carinissimo, perché ogni volta che io ho il telefono in borsa non riesco mai a trovarlo, quindi questo è comodo. L'altra cosa comprata matchy matchy è questo pigiamino semplice estivo. L'abbiamo comprato in due taglie completamente diverse, una XS e una XL, però vabbè. Ah, poi in realtà abbiamo comprato anche queste uguali, perché abbiamo gli stessi gusti. Sono leopardate, queste qui le tengo nuove da portare proprio già in valigia, perché tanto ne ho un altro paio, in realtà due o tre già usate, insomma, da casa. Poi ho preso questo set a Federico, che è troppo carino, fa 10-11 euro, che è questa camicetta di cotone con i pantaloncini abbinati, da lavare ovviamente, vabbè già è sporco, e secondo me è proprio carino. Sto cominciando ovviamente a prendere delle cose da mettere in valigia, perché tra meno di un mese si parte. Allora, per Alice in realtà una camicia da notte molto fresca, perché lei vede sempre le mie e le piacciono molto, ma io tendo sempre a comprarle i pigiamini con i pantaloncini, però ho detto vabbè, sai che c'è, compriamole anche questa camicia da notte, veniva pochissimo, tipo 3 euro e qualcosa. E poi questo paio di ciabattine di Minnie, bellissime, ho preso un 28, infatti le va leggermente grandino, però io con lei non riesco mai a regolarmi, il piede le cresce velocemente, questi avendo la molla sono comode. Ultimo acquisto, un costumino a 8 euro, molto bello, questa fantasia un po' da sirenetta con la conchiglietta, infatti lei impazzita appena l'ha visto. Poi in realtà la madrina ci ha portato proprio stamattina, perché si è occupata lei di portare Alice a scuola. Mi ha fatto questo enorme favore e mi ha portato un pensierino da parte della madre, che sono questi due completini. Allora io credo che questo vada con questo, poi in realtà vabbè si può abbinare in qualsiasi maniera. Sono del Lupin, quindi sono questa canottierina con i coccodrilli, le zebre, molto carina. Poi quest'altro pantaloncino, quindi secondo me sono intercambiabili questi, no, ok, sì, vabbè, guardandoli in realtà sono abbinati così, la prima maglietta, il primo pantaloncino con la maglietta e questi due, però in realtà, vabbè, non è necessario, e sono proprio carini. Sono un po' grandini, tipo 18-24, però io credo sempre sia meglio vestirli comodi piuttosto che risicati, anche perché già non è facile far mettere le maniche in una maglia a un bambino piccolo che si ribella, quindi insomma meno cose strette possibili, perché è carina questa maglietta comunque. E questi sono gli acquisti. Adesso in realtà ne approfitto e metto tutto già a lavare, perché nonostante vabbè sia tardi ormai, sono le 10, è appena finita la lavatrice di asciugamani accappatoi che ho messo poco fa. Adesso attacco l'asciugatrice, perché ho la modalità silenziosa, quindi in realtà non disturba tantissimo, e imposto già la partenza della lavatrice per domani mattina. Che cosa ho detto? Che imposto la lavatrice o l'asciugatrice? Non lo so, vabbè, sono un po'... E si può dire questo termine? Vabbè, comunque imposto già la lavatrice per domani mattina, perché basta un giorno senza fare lavatrici di vestiti e si accumulano un sacco di cose. Quindi vabbè, insomma, metto già tutto a lavare, perché domani mattina ho una cesta di panni che ho appena piegato da mettere a posto, ma che non posso mettere a posto adesso perché sono vestiti di Alice e di Federico, quindi dovrei disturbare i bambini che dormono, e per carità di Dio. Adesso attacco la lavatrice e mi metto un attimino a guardare. Sto finendo di vedere i video di Iris Babilonia su Michael Jackson, la saga, insomma. Sono 3 ore di video, infatti ci sto mettendo tantissimo tempo, però per me è proprio rilassante, cioè adoro sentirla parlare, e quindi adesso mi preparo una bella tazza di tè, mi metto sul divano e cerco di finire il video. Questo è il momento relax per le mamme, fare tardi e poi pentirsene la mattina dopo. Detto questo, vi ringrazio per essere state con me anche oggi, ci vediamo al prossimo video, non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri social, ciao!